Io non credo che Allegri domani schiererà questo centrocampo perché lo trovo troppo sbilanciato in avanti. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi, insieme alla mia pelata, siamo qui riuniti per fare un po' un'epartita, una vigilia di Napoli-Juve. È arrivata quella partita. Arriva in un momento, diciamo. Il Napoli si è un po' ripreso con la Sassuolo, la Juventus, c'è un periodo un pochino così e così, diciamo che si affrontano due squadre che alla fine non è che stiano vivendo un momento di stagione molto molto positivo. Ecco, comunque, parliamo un po', ragazzi, della vigilia, di un po' di cose, ecco, parliamo un po' di cose oggi. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, ragazzi, mi raccomando, siete in tanti che guardate i video, ma siete in pochi che vi iscrivete e questo è molto male, molto male. Arriviamo ai 3200, siamo vicinissimi, ragazzi, mancano tipo una ventina di iscritti, poco più di una ventina per arrivare ai 3200, è totalmente gratis, quindi iscrivetevi e poi attivate anche la campanella. Detto questo, ragazzi, altra cosa, prima di cominciare, grazie mille, ragazzi, per il video delle pagelle di Sassuolo Napoli. Che diciamo più che pagelle, un po' un'analisi. Fare questi video comunque di analisi delle partite sono video abbastanza dispendiosi e che ti portano via un po' di tempo. Quindi, quando vanno molto bene, sono doppiamente più soddisfatto. Ecco, quindi vi ringrazio veramente tanto per il video che è arrivato tipo a quasi 900 visualizzazioni. Quindi, sta andando veramente una bomba quel video e mi fa piacere che lo abbiate apprezzato. Ecco, quindi, grazie mille, ragazzi. Detto questo. Ragazzi, allora, ieri non è uscito un video perché avrei dovuto commentare le parole di De Laurentiis al Summit del Calcio, però onestamente ho preferito non proferir parola. Però c'è stata un'altra cosa ieri che onestamente mi ha dato molto fastidio e onestamente la trovo una scelta molto vergognosa. Il Napoli ha deciso di non fare più conferenza stampa pre-partita in campionato fino a fine stagione. E onestamente questa scelta non la condivido per niente. Provo una certa vergogna, onestamente, da tifoso a vedere questa cosa, perché io non devo, cioè non capisco perché il Napoli debba sempre distinguersi dagli altri. Cioè, io vedo Inzaghi, vedo Pioli, vedo Allegri che fanno conferenze stampa ogni 3 giorni, non mi pare che qualcuno si lamenti nelle loro società. Soltanto da noi dobbiamo ascoltare gente che dice che 110 conferenze stampa all'anno sono troppe, che queste conferenze stampa sono inutili perché l'allenatore deve essere lasciato in pace prima delle partite. Tutte cose che dall'altra parte, nelle altre società non si sono mai sentite, soltanto da noi bisogna ascoltare ste stronzate, onestamente, perché le cose vanno chiamate per quelle che sono, stronzate. Mi dispiace, onestamente mi dispiace, anche perché, cioè, era arrivato finalmente un allenatore che può essere definito tale, un allenatore che parla di calcio. Non facciamo le conferenze stampa. Nelle varie cose che De Laurentiis ha detto l'altro giorno al Summit del Calcio, disse: il calcio è insostenibile, i club non guadagnano abbastanza. Poi però mi togli le conferenze stampa che sono un modo per aumentare gli introiti dalle sponsorizzazioni, no? Nelle conferenze stampa, ragazzi, avete presente quei cartelloni che si trovano alle spalle degli allenatori? Ecco, quelli sono gli sponsor. E gli sponsor, per avere visibilità durante le conferenze stampa, pagano, ok? Quindi la conferenza stampa è anche un modo per aumentare le entrate dalle sponsorizzazioni e può essere un modo per aumentare il famoso fatturato, però voglio sperare che nei contratti che ha fatto De Laurentiis ci sia una clausola che obblighi lo sponsor a pagare anche in assenza di conferenze stampa, perché altrimenti si è fatto un autogol clamoroso. Purtroppo, cioè, De Laurentiis, purtroppo, no? Su delle cose io sono d'accordo con lui, però ci sono delle volte veramente, ragazzi, dove c'ha dei deliri, dice delle cose e poi il giorno dopo dice delle cose o fa azioni che vanno totalmente in opposizione a quello che ha detto prima. Cioè, lui un giorno dice A, domani dice B che contraddice A. Una cosa. Boh. Cioè, poi ragazzi, alla fine lo sappiamo perché non vogliono fare conferenze stampa. Perché si scocciano. Perché io mi rifiuto di pensare che Calzona
si stressi all'idea di fare le conferenze stampa. Si scocciano. L'ha fatto capire più volte Lombardo in quella famosa conferenza stampa di De Laurentiis, quella dei 20 milioni all inclusive, no? Cioè, lasciamo stare. È una vergogna, onestamente una vergogna. È soltanto qui a Napoli si sentono certe cose sulle conferenze stampa. Poi c'è gente che dice che le conferenze stampa sono inutili perché vengono fatte sempre le stesse domande e non c'è niente di nuovo da parte dei giornalisti. Su questo aspetto sono d'accordissimo, perché le domande sono quelle che sono, però tra il non farle proprio e farle ma con domande stupide, io preferisco sempre la seconda, perché comunque, raga, la conferenza stampa è sempre un modo, è un'occasione per leggere le partite. Delle volte già l'allenatore ti dà delle risposte sulla partita della conferenza stampa. È importante farle, sia perché ti danno i soldi, sia perché può essere una lettura importante in ottica della in vista della partita. Cioè, le conferenze stampa vanno fatte, e io onestamente, sapete che vi dico, io spero che un giorno mettano l'obbligo anche in campionato, perché per esempio in Champions League là sei obbligato, perché sennò ti multano, ecco. Io spero che succeda lo stesso anche in campionato, perché onestamente è vergognoso che una squadra non faccia conferenze. Cioè, ragazzi, parliamo di 12 conferenze stampa, 12. A parte che mi hanno tolto 12 video, però quello è il problema meno grave, mi inventerò qualcosa, però 12 conferenze stampa che si rifiutano di fare. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, parliamo della partita. Cominciamo dal report allenamento che è uscito qualche ora fa. Niente di nuovo dal report allenamento. Sia Ngonge che Kajust sono ancora out. Ngonge, questa, se non sbaglio, è la terza partita che salta, però da quel che dicono dovrebbe tornare per il Torino la prossima settimana, quindi dovrebbe saltare solo questa con la Juve. Sicuramente non verranno convocati nessuno dei due. Riguardo Kajust, ragazzi, voglio aprire una piccola parentesi su Kajust. Ecco qui un'altra dimostrazione sul fatto che quest'anno veramente la programmazione, cioè non si sa cosa sia, no? Perché tu in Champions League ti porti 4 centrocampisti, ti porti Lobotka, Anghissa, Kajust e Traoré, lasci fuori Zielinski, lasci fuori Demme, lasci fuori Dendonker, cioè ne lasci fuori quasi il 50% del tuo reparto, lo lasci fuori dalla lista Champions e ti porti 50.000 attaccanti. Ora, Kajust si è fatto male e quasi sicuramente salterà il ritorno con Barcellona. Quindi questo, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che noi per la partita di ritorno, cioè noi ci andiamo a giocare un quarto di Champions League con 3 centrocampisti, 3 contati, Lobotka, Anghissa e Traoré. Stop, non ne abbiamo più. Quindi se si rompe qualcun altro, noi andremo veramente con contagocce a centrocampo. Anche qui una mancanza di programmazione veramente da eccellenza, mi verrebbe da dire. Quindi domani salteranno la partita Ngonge e Kajust, per il resto basta da report allenamento, quindi solo loro due saranno indisponibili per domani. Detto questo, ragazzi, velocemente due parole sulla conferenza di Allegri, perché l'Allegri l'ha fatta la conferenza, non ha detto cose eclatanti, partita molto difficile, serve una grande prestazione. Poi ha detto una cosa che quando l'ho letta ho detto, ma veramente, cioè, ragazzi, la Juve non vince a Napoli da 5 anni. La partita sono andata a recuperarla, Napoli-Juve 1-2 del 2019, quella famosa partita dove c'è il contatto inesistente tra Meret e Cristiano Ronaldo, dove Meret viene espulso con rosso diretto, ecco, quindi quella è stata l'ultima vittoria della Juve a Napoli. Poi vabbè, l'anno scorso ci ricordiamo com'è finita. E poi vabbè, ha fatto un po' il punto sugli infortunati, ha detto che Chiesa e Danilo sono a disposizione per domani. Chiesa ha fatto capire che probabilmente partirà titolare, Danilo invece non dovrebbe partire titolare perché ha fatto un solo allenamento, così ha detto. Quindi Danilo probabilmente domani non ci sarà dal primo minuto. Poi Ken, McKennie, Rabiot e Perin out, dice, sicuramente. Quindi a centrocampo non avranno le due mezzali titolari, Ken, McKennie e Rabiot.
E poi vabbè, ha detto che il mese di febbraio per la Juve è stato un mese difficile perché si è fatta una sola vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone. Come ho detto all'inizio video, la Juve non sta in un momento di campionato, di stagione sicuramente positivo, anche perché comunque hanno visto l'Inter, secondo me loro fino a una certa mentalmente sono riusciti a stare dietro all'Inter, però l'Inter quest'anno è talmente forte e inaffrontabile che appena hanno aumentato il distacco, la Juve mentalmente ha cominciato a crollare, e infatti si sono visti il pareggio con l'Empoli, la sconfitta con l'Udinese, il pareggio 2-2 contro il Frosinone, quindi stanno vivendo sicuramente un periodo negativo. Questo è riguardo le parole di Allegri. Vediamo velocemente le probabili formazioni e chiudiamo. Allora, riguardo le probabili formazioni, ragà, riguardo al Napoli c'è poco da dire, bene o male sarà la formazione che è scesa in campo mercoledì col Sassuolo. Ci sono giusto tre ballottaggi: in difesa Meret con Di Lorenzo, Rachmani e Olivera. Il centrale accanto a Rachmani dovrebbe tornare a essere Juan Jesus. Nathan praticamente al momento totalmente ignorato da Calzona, e questo è un tema secondo me che andrebbe affrontato. Poi il centrocampo, Lobotka che sa certi del posto, ballottaggio Traoré e Zielinski, però io ragazzi vi ripeto, cioè, Traoré col Sassuolo ha fatto un partitone, quindi io confermerei Traoré onestamente. Perché poi tanto sappiamo ragazzi come sarà la partita domani, cioè contro Allegri le partite sono molto molto facili da leggere. Loro si chiuderanno dietro a Riccio, Catenaccio, cercheranno di chiudere tutti gli spazi possibili e immaginabili. Appena riusciranno a recuperare palla, cercheranno di ripartire in contropiede. Sarà così la partita, 100%. E in avanti, Kvara e Osimhen, certi del posto. E ballottaggio il terzo a destra tra Politano e Raspadori. Per quanto riguarda invece la Juve, 3-5-2, Gatti, Bremer e Rugani, perché appunto Danilo non dovrebbe giocare dal primo minuto. A centrocampo diciamo che la Juve sta messa abbastanza male perché Locatelli e Kostic dovrebbero essere certi del posto. Poi Sky parla di Cambiaso e Alcaraz mezzali con Weah a destra. E poi davanti Chiesa e Vlahovic certi. Voglio fermarmi un attimo sul centrocampo. Io non credo che Allegri domani schiererà questo centrocampo perché lo trovo troppo sbilanciato in avanti. Non mi aspetto Weah sulla destra perché cioè, là ci sono Olivera e Kvara, quindi io credo che Allegri sulle fasce si metterà abbastanza coperto. Io penso più un Cambiaso a destra più che Weah, e come mezzali gli sono rimasti Miretti e Alcaraz. Ecco, però io non credo proprio che giocherà con Alcaraz e Weah sulla stessa fascia di Kvara. Mi aspetto un Cambiaso lì. E poi davanti, vabbè, Chiesa e Vlahovic certi del posto. Quindi ragazzi, questo è riguardo le probabili formazioni. Il video finisce qui. Vediamo domani come andrà la partita. Mi aspetto ovviamente una risposta importante dal punto di vista mentale. Mi aspetto quello che ho visto a Sassuolo, non dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista del gioco, dell'atteggiamento, della propositività. Che parole uso? Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, arriviamo a 3200 iscritti il prima possibile, e poi attivate anche la campanella, è tutto gratis, quindi fatelo. Quindi ci vediamo domani col pronostico nel pomeriggio e poi in serata, post partita. Buon sabato a tutti, buona domenica a tutti, buon weekend in generale, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo domani.